Edoardo Pellegrino per Idea Web TV, siamo nell'intervallo di Cuneo Reggiana, recupero della 20ª giornata di campionato. Siamo in compagnia di Enrico Fantini. Innanzitutto Enrico, grazie per la disponibilità. Hai lasciato ieri ufficialmente il Cuneo. Oggi i tifosi si sono espressi chiaramente a tuo favore, sia con striscioni che con cori. Ecco, quali sono le tue sensazioni in questo momento? Non deve essere comunque un momento facile aver lasciato il Cuneo così da un giorno all'altro. Sì, hai detto bene, non è un momento facile, però è anche vero che il calcio purtroppo è questo. Io ho la fortuna di aver fatto 20 anni di professionismo e quindi ne ho viste di cotte di crude. Ecco, questa è una bella batosta, però è anche vero che oggi venendo qui allo stadio ho capito che tanta gente mi vuole bene e quindi mi ha apprezzato per quello che sono, sia fuori che in campo. Quindi alla fine oggi ho avuto la mia riconoscenza, l'ho avuta dal pubblico di Cuneo. Ecco, un messaggio che vuoi dare ai tifosi del Cuneo: l'importanza che tu hai in questa provincia si vede anche dalla tanta gente che in questo momento sta guardando questa intervista. E, cosa ti senti di dire a questi tifosi che si sentono un po' orfani, possiamo dirlo, da oggi? Ma innanzitutto un grazie, perché comunque mi hanno sempre sostenuto sia quando facevo gol e quando non lo facevo. Però io dico che bisogna continuare a tifare Cuneo, perché comunque sia siamo cunesi ed è giusto che i colori biancorossi vadano più in alto possibile. Ecco, nella storia Cuneo non è mai arrivato a questi livelli e quindi con tutte le forze la squadra deve mantenere questa categoria. Ecco, io mi chiedo soltanto alla gente comunque di continuare a tifare per questa squadra. Ecco, si è parlato tanto anche l'anno scorso, nonostante i buoni risultati, del tuo rapporto con Ezio Rossi. Tu hai sempre detto che comunque c'è stato un rapporto professionale, ecco, allenatore-giocatore. Ha pesato molto nella scelta comunque consensuale il rapporto con l'allenatore, indipendentemente dal fatto che ultimamente giocassi poco? Allora, in poche parole, la rescissione consensuale è diventata consensuale dopo che il presidente mi ha detto che voleva rescindere. E quindi a quel punto diventa per forza consensuale, perché se non ti vogliono sei obbligato a dire basta ad una bella avventura. Ecco, poi ci siamo messi d'accordo su che modalità di rescissione e poi una volta raggiunto l'accordo c'è stata la firma, ecco, ma a malincuore c'è stata la firma. Ecco, noi ci siamo sentiti ieri, tu hai detto che attualmente non ci sono offerte. In queste ore è cambiato qualcosa? Prima, seconda divisione, qualche altra categoria, qualche interesse, qualche telefonatina? Non pensavo che le cose si muovessero così velocemente, ma sinceramente, siccome sono sempre uno che dice le cose come stanno, nelle ultime, da ieri sera a oggi si sono già mosse due squadre e quindi probabilmente da lunedì si comincerà a parlare di un mio ipotetico futuro. Le valuterò, perché come ho sempre detto, per smettere di giocare devo deciderlo io, non devono deciderlo gli altri come vogliono fare, e quindi deciderò io quando smettere. In questo momento mi piace talmente tanto giocare a calcio, talmente tanta voglia ancora di giocare, che sicuramente valuterò tutto. Ecco, sicuramente tu adesso non potrai dire quali squadre sono, però magari ci puoi dare qualche indicazione se in prima divisione, seconda divisione o dove. Ce n'è una di prima divisione e che Cuneo tra l'altro deve ancora affrontare, e una di seconda divisione. Ultimissima cosa, adesso il tuo futuro ovviamente sarà lontano da qua, pensi poi, quando deciderai di smettere, tu giustamente hai detto che hai ancora molta voglia, che ci possa essere un ruolo per Fantini al Cuneo, con ovviamente un altro ruolo magari da dirigente o comunque un ruolo diverso? Con questa dirigenza no, sinceramente no. Perché sarebbe, non sarebbe giusto, ma poi sarebbe un rapporto molto ipocrita, e siccome io sono schietto e sincero dico sinceramente di no. Grazie, allora in bocca al lupo.